Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi siamo qui per presentare un nuovo set da borsa. Come sapete, Tessiland ascolta sempre le richieste delle sue clienti, soprattutto perché vogliono essere sempre alla moda, trendy e seguire le ultime tendenze. Andiamola a scoprire insieme. Si tratta dell'Alex Queen. Eccolo qui il nostro Alex Queen. Come vedete è formato da un unico pezzo che andrà ad avvolgere tutto il vostro lavoro in questa maniera, ecco. Si presenta quindi con una patta che ha dei fori laterali e degli occhielli più grandi dove puoi applicare il vostro manico con moschettone. Andiamo a vedere ora le misure. La lunghezza è di 80 cm per 14 di ampiezza. Come vediamo ci sono appunto i fori laterali per permettere di applicare il vostro lavoro ed hanno una misura di 0,4 cm. Il diametro dell'occhiello invece è di 1,4 cm e la distanza dal centro di un occhiello all'altro è di 9 cm. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione cuoio. Andiamo a vedere ora tutte le altre colorazioni disponibili. Questa invece è la colorazione panna, che è una delle più chiare. Poi abbiamo la colorazione navy, quindi un blu abbastanza intenso. Abbiamo poi la tonalità più scura, quindi il colore nero. E per concludere il bordeaux. Come abbiamo visto, in tutte le colorazioni i dettagli, quindi gli occhielli, sono nel colore argento. Vediamo ora qualche suggerimento sugli accessori da poter abbinare a questo set. Partiamo dai moschettoni. Qui vediamo ad esempio quelli da 18 mm. Applicarli sarà semplicissimo, sarà sufficiente aprire il moschettone. Ed eccolo qui. Una volta fatto questo potrete decidere quale manico abbinare. Qui abbiamo alcuni esempi. Il manico in metallo esagonale. Anche qui sarà molto semplice, basterà premere con il manico ed eccolo qui, il gioco è fatto. Stesso procedimento per i manici in metallo trapezio ed infine i manici in metallo ad arco. È possibile applicare anche dei moschettoni leggermente più grandi, ad esempio questi sono da 25 mm, anche qui stesso procedimento, sarà sufficiente aprire il moschettone ed incastrarlo, eccolo qui. A questi moschettoni leggermente più grandi potremmo applicare dei manici anche differenti, come ad esempio quelli in resina. Questi sono i manici in resina Miami. Ed eccolo qui applicato. Se preferite potreste anche applicare prima il moschettone al manico e poi applicarlo, agganciarlo all'occhiello della borsa. Qui come vedrete il manico avrà anche un po' di movimento in più. Come abbiamo visto le colorazioni sono diverse, abbiamo tutti i colori basici e anche qualche colore più brillante come ad esempio il bordeaux, ma soprattutto ci si potrà divertire a fare diversi abbinamenti. Noi abbiamo scelto alcuni dei manici e abbiamo fatto dei piccoli esperimenti, quindi ci siamo anche un po' sbizzarriti con la nostra fantasia. Ovviamente voi poi potrete scegliere quelle che più preferite, ad esempio anche con i cordini potrete creare infinite combinazioni. Potreste abbinare anche un cordino con il lurex, come ad esempio il Sublime Lux, che con il lurex al suo interno darà anche un tocco di lucentezza e renderete ancora più personalizzata la vostra borsa. Potrete pensare ad esempio di abbinare il panna con un bluette. La colorazione navy abbiamo poi, potrebbe anche quella essere abbinata ad esempio con un colore a contrasto o in abbinamento come il carta da zucchero oppure il beige, il panna, che andrebbero bene abbinati anche al cuoio o abbinato anche al colore nocciola. Quindi davvero le combinazioni sono moltissime. Inoltre potrete anche decidere se creare un pannello semplice senza applicazioni oppure creare un pannello con delle applicazioni floreali più o meno grandi, più o meno compatte, insomma tutti i dettagli che renderanno la vostra borsa unica.
Nella realizzazione di questo progetto potrete inoltre anche scegliere se applicare o meno una rete Canvas che magari possa dare più o meno sostegno alla vostra borsa. Solitamente rimane molto morbida sui lati, mentre invece appunto il sostegno è dato centralmente dal set. Inoltre non sarà necessario ricoprire il set, se preferite ovviamente magari si potrebbe applicare all'interno della borsa una pochette, ovviamente poi questo dipende dall'uso personale, dalla propria preferenza. Ovviamente per la realizzazione, quindi poi potrete ispirarvi a colui che ha dato proprio l'idea per la realizzazione di questo set, che è il famosissimo stilista Alexander McQueen, uno stilista conosciuto in tutto il mondo per la sua creatività esplosiva e visionaria, che con le sue sfilate provocatorie, travolgenti, che sembravano quasi degli show, ha stravolto tutto il futuro della moda. Ha lavorato per le case di moda più importanti, partendo da Milano con Romeo Gigli fino ad arrivare a Gucci e a Givenchy. Il mio consiglio è quello di lasciarvi ispirare da questo grande artista a cui si ispira appunto il set e dare libero sfogo alla vostra fantasia. Aspettiamo quindi di vedere le vostre creazioni e a me non rimane che salutarvi. Prima vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social. Vi ricordo la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest. Al prossimo Tessiland News!